due settimane di pausa perché ho avuto da fare un sacco di cose in casa. Eccoci qua, finalmente ritornati in sala, finalmente facendo spazio e così via. Adesso si può ritornare a fare le live in sala. Detto questo, oggi siamo in una pizza. Abbiamo una pizza qua davanti a noi con occhio di bue, prosciutto, mozzarella e pomodoro, che è una pizza che non ho più provato da tanto tempo. Quindi mi raccomando, spero che questa live vi piacerà. Lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e mi raccomando, seguitemi dai social che vi ho lasciato nella descrizione. Detto questo, ora ci prepariamo i nostri bicchierini, uno di acqua naturale della Flavia e uno della birra, quella al limone della marca Feldener Ziethoner Radler, della MD Buona Spesa Italia. Detto questo, ora iniziamo, che non ce la faccio più. E poi ci sarà di seguito dalla live il tour della casa di quanto ho ordinato, cioè ne ho preso da casa e qualche modifica in qualche postazione. Amazing. Buona buona. Sono molto stanco oggi, mamma mia. Scusate la mia assenza, ma purtroppo ho avuto purtroppo 2 settimane veramente impegnative con il computer di un signore che ho sistemato una settimana circa di lavoro col suo computer, poi ci ho messo anche una settimana in più io a finire le cose in casa. Come vedete, questa è la nuova TV della Xiaomi che ho pagato sui 173, come vedete, eccola qua. Anche girato la prospettiva del tavolo, così almeno non vedete lo stendino, ma vedete la prospettiva del divano e della TV, che è sempre meglio. Comunque oggi non ho purtroppo la mia lampada, quella più potente, quella azzurra, perché purtroppo non ho la ciabatta, quindi appena riesco ne comprerò una piccola e così almeno c'è la ciabatta dove attaccare quella che va con l'alimentazione. Ecco, intanto c'ho questa qua rossa, la mia vecchia lampada. Mia vecchia lampada, eccola qua, e poi c'ho quella senza fili della AliExpress, eccola qua. Buona. Ci voleva oggi la pizza, eh? Devo dire, ci voleva. Poi ho fatto atletica ieri, una settimana senza YouTube, 2 settimane senza YouTube, più una settimana senza atletica, non riuscivo mai perché a 18:30 ero ancora di continuo a finire le cose, le pulizie 100% della casa, ordine al top. Ho fatto un ordine proprio top. Anche delle modifiche. Tanto vi faccio la mostra della mia pizza, intanto mangio, guardate gente, faccio vedere un po' la pizza, eccola qua, i dettagli. Devo fare anche il pucciamento perché qua si è tutto sbrodolato l'uovo. Questa è una pizza occhio di bue strabuona. Veramente molto buona. E non ho tanto che non la mangiavo e oggi ci voleva. Veramente. Vi ricordo nei prossimi giorni arriveranno dei video tutorial, qualche magari gameplay o dalla play con le live oppure tramite il computer gameplay classici. Ecco, vedremo. Devo ancora decidere cosa portarvi di gioco.
PC funziona da Dio, quindi posso ritornare a fare anche video tutorial, però devo trovare il momento giusto, devo ancora avere un'idea chiara di che video fare, perché se non sono sicuro e deciso cosa fare è inutile. Abbassate l'inquadratura, perché secondo me è migliore. Guardate, è già divorato, come vedete, in 5 minuti neanche, quasi la sto divorando, incredibile. È una strafame oggi, veramente, non ce la facevo più. Sto pucciando qua perché è uno spreco se non puccio dove c'è l'uovo, perché l'uovo è tutta un'altra storia, perché l'uovo ti dà energia. Proteine mi sembra. Allora rialziamo la inquadratura, perché mi ha detto uno su YouTube di fare un po', diciamo, cambiamenti per far anche inquadrare il cibo. Come vedete, ho anche la mia tovaglietta nuova che mi hanno regalato all'acqua e sapone. Senza comprarla, adesso c'ho anche la mia tovaglietta personale, senza tutte le volte mettere la tovaglia inutile. La faccio più veloce. Tante gente, che spettacolo. Poi è martedì, tutte le pizze costano solo 5 euro, quindi un affare. Ho voglia di cambiare un po', perché questa pizza occhio di bue, cioè con la carbonara, cioè non è la carbonara, però prosciutto e uovo ci sta. Devo dire, ottimo direi. C'era Grey, ottima direi. Amazing veramente. Le ultime crostette che sono già tagliate, ma sono incollate in questo momento. Devo sfogliarle io. Ne volete una fetta, no? Tutta mia, mi dispiace, ma io me la mangio, perché qua oggi sono molto affamate, molto hungry, very very hungry. Oggi sono very very hungry, che vuol dire Thomas hungry, vuol dire Thomas affamato, quindi very very hungry vuol dire molto molto affamato. L'inglese gli diciamo che me la cavo un pochettino, dai, le cose adesso. Come vedete, come ho ordinato tutto DVD. Avete visto tutti i DVD qua? Poi adesso i documenti del mio fratello, del suo lavoro, li posso mettere anche nello scaffale qua alla mia sinistra. Una cavolata. Un affare, l'ho fatto bene. Poi il monitor che avevo piccolino l'ho ridato alla proprietaria, me l'aveva imprestato. Poi la TV della Toshiba, quella vecchia, ho fatto l'universale. Andare a cambiare per quel modello della Toshiba, così almeno io uso la TV in cucina adesso. Poi l'LG che c'era qua, la TV LG, l'ho fatta smart con la chiavetta della Fire TV Stick di Amazon, che costa 23 euro, quella versione col tasto per spegnimento, con lo spegnimento, quindi abbiamo fatto tutto un po' di rinnovo qua in casa. Poi ho il tablet della Lenovo, che appena possibile farò delle live anche sul tablet, che la qualità è veramente pazzesca per un tablet di 147 euro della Lenovo, 4 giga, 64, 10 pollici. Devo dire, soddisfatto, con un processore MediaTek, però devo dire molto soddisfatto.
per un prezzo così, un tablet così, veramente top, funziona magnificamente benissimo. Una parola è di Type-C, con l'alimentazione col Type-C, una figata, pazzesco. Cin cin, scusatemi tanto se in questi giorni non sono più riuscito a fare video, ma qua avevo sempre un po' di qua, un po' di là, avanti e indietro per casa, poi ho dovuto prendere due ciabatte, una per la scrivania della camera, che ho messo la ciabatta nella parte destra per poter non avere tanti fili nella scrivania come quello della lampada a LED di colore blu, perché tutte le volte il filo era troppo brutto da vedere. E poi è un casino ogni volta che devo mettere una tastiera davanti per usare il fisso, le 9, un casino. Quale ciabatte? Quali ciabatte? Non uso ciabatte, in questo momento sono con le scarpe, non mi sono ancora cambiato da lavoro. Questa è la mia maglietta d'intimo, perché io questi giorni la metto per sicurezza, perché non si sa mai che c'è un po' di freddo, allora meglio così. Ma adesso avevo caldo, allora sono... Me la sono levata, quella di sopra del lavoro, dell'interessamenti specializzato degli armamenti. Ah, ma sono ciabatte per alimentare, praticamente delle ciabatte dove metti gli asciutti, le prese per i vari caricatori, perché mi serviva. Dopo ve la faccio vedere. Ah, no, no. No, no, senza, senza, non c'è il pelo pelo, porco pelo porco, non c'è il pelo porco. Come dice uno, un professore del pelo, c'è il professore del pelo, è sta del web, è Under DJ. Ho deciso che quando mi stufo dei capelli lunghi me li taglio di nuovo a zero questo mese. Mi sa, più che sicuro me li taglierò di nuovo a zero con la mia macchinetta Yinchen, della Yinchen. Ah, Yinchen, vedete, l'ultima fettina con proprio è caduto, purtroppo ho perso una caloria. La recuperiamo con la mano d'opera, a mano a mano. Guardate che spettaculus, guardate che spettacolo, come dice Domenico Food. Come dice Marco Toni, vero? Spettacularis, è spettacularis. Amici, guardate, spettacularis. Non so pronunciarlo come lo dice lui, no? Va bene, non so. Eccezionali, veramente. No, davvero. Come dico, batte il tuono. Tra un po' arriva il tuono. Diego Bantantuono. Oh, ma l'ho divorata, in 13 minuti, divorata, non ce la facevo più oggi, proprio lavorare con Billy Billy, ti va giù la ricarica energetica, qui l'energia, vanno subito giù con lui in questa settimana. Vedete, eccola, divorata, effetto assicurato anche fatto da come si vede la prospettiva, la scarpetta, con la ciabattina nella pizzettina. Che lavoro fai? Io faccio l'operaio in un'azienda di serramenti in legno. Mi sono a lavorare in una macchina che arrivano i pezzi, mi manda uno dentro e noi dobbiamo, io e il mio compagno, stucarli, fregarli e soffiarli e caricarli nel carrello.
Purtroppo oggi non ho potuto usare la lampada, quella forte, perché c'è, come vedete, vedete dietro qua di me, quella è la ciabatta che era qua sopra al modem, ma quella ciabatta che c'era qua è pericolosa perché fa a volte le scosse, quindi è meglio evitare di usarla. Allora oggi, appena ho tempo, vado da Wally Market, che vendono le cose di grandi marche, mi compro la ciabattina che ho già visto, quelle piccole, di 7 euro, che a me mi servono almeno 3-4 attacchi, tanto per averne un po', e così almeno la prossima volta nella live della sala la qualità sarà migliore. Mi dispiace, ma non ho avuto ancora tempo di prenderla un'altra ciabatta, quindi aspettiamo oggi. Prendiamo la ciabattina e poi andiamo a prendere la nostra scorta di caramellina della Lidl, della Vivil. Vivi meglio? Della Vivi meglio? Della Lidl? Della Vivil? Evitare di farsi male, è meglio infilarci una forchetta. A fare che cosa? Non ho capito cosa c'entra la forchetta. A me piace la porchetta. Quasi quasi. No? È meglio la porchetta? È la presa? Non serve a niente la forchetta, non c'entra un cazzo. Non serve a niente la forchetta, cosa serve la forchetta? Mondi a casa ti aspetta all'acquisto di una forchetta, non di una pentola Mondi a casa. Una forchetta ti aspetta. Ma non so come ti chiami, è un nome un po' strano. Ah, devo ricaricarmi, ho capito adesso, una ricarica energetica. Vabbè, io non la finisco adesso la live, adesso vado a prendermi il mio caffè ginseng. Buona Gemma, bella a tutti, eccoci qua con la mia fans Gemma Rizzo. Come va? Tutto bene? Io sto bene, mi sono ricaricato, amazing. Come hai detto, la prospettiva è ottima perché ho girato il tavolo di lato, così almeno mi vedete anche la prospettiva qua senza spostare tutte le volte lo stendino della roba che è stesa sopra. Bella raga, io vado un attimo a prendermi il caffè, buttiamo sto cartone in mezzo alle scatolone e noi ci sentiamo tra pochissimo con la pausa del coffee, più dopo ci sarà il tour della casa di come l'ho ordinata. Per il momento ci sono tre barattolini che quelli sono provvisori, ma non vi preoccupate che tutto è messo all'ordine al 200%. Ci sentiamo subitissimo. A dopo, io vado in cucina, prendo la mazza e torno. Bye bye. Si dice così, è un detto che diceva il mio papà. È una battuta di qualità. Oh. Boh. Rieccoci qua, magari devo abbassare la finestra un attimo che vado perché qua c'è troppo lì. Adesso va meglio, scusate, ma vi chiedo scusa, ma per il momento oggi la qualità non è tanto alta. Vi chiedo scusa, ma qua non ho l'altra lampada. Questa lampada qua è quella rossa precedente, ma l'altra è azzurra e di là, però non c'ho la presa qua disponibile per il momento. Per oggi è così.
Proviamo un attimo a cambiare la qualità, ma qua purtroppo forse devo alzare, proviamo a lasciare così. Purtroppo oggi più di così la qualità non c'è. Mi dispiace tanto, ma non c'ho la ciabatta disponibile per stavolta qui. Bravo, grazie. Magne, non so, magne. Eccoci, abbiamo il nostro caffè di qualità Gimoca. Da oggi vi ricordo che sono partiti gli Amazon Prime Day, vi ricordo che ci sono 2 giorni a partire da mezzanotte che, di questa notte, che è passata già, sino anzi dell'altra notte e poi sino alla mezzanotte di stanotte, quindi ancora mi pare un giorno. Oggi è l'11, oggi è l'11, ah no, ancora oggi e poi ancora domani, sino alla mezzanotte di domani, cioè del 12 di ottobre, avrete 2 giorni ancora di possibilità di ottenere e di acquistare dei prodotti completamente scontati del 50-20% e così via. Su Amazon ci sono i Prime Day. Se avete l'abbonamento Prime Day, bene. Se avete il Prime, se non avete il Prime, oh, fate l'abbonamento se avete voglia, via. Io ve lo ricordo perché io sono una specialità delle news a volte. Quando ci sono i Prime Day, tac, se c'è il Gmocha May Day, io lo prendo perché su Mirko May. E mi serve la ricarica in all day, in tutti i day, tutti i giorni. Buono. Si vede che sono un tipo che mi sono ricaricato al 2%, al 20%, come si dice? 2000, 2000%. Dobbiamo prendere anche il nostro, lo facciamo subito direttamente, il nostro Ryopan, che non c'è più il Gaviscon Advance, io prendo sempre il Ryopan, ormai mi trovo benissimo, sa di ciliegia all'incirca, però devo dire, ottimo. Inseriamo il gettone dentro qua, il tappino. Il buchino e via, abbiamo tappato anche il buchino dove usciva il riopanino. Riopanino, riopanino. Allora, adesso mangiamo il nostro budino della cassa edile. Come vedete, abbiamo fatto anche il raccoglitore della raccolta di plastica. Boh. Mi sa che è andata male. Eh sì. Questo non lo mangio perché sa di formaggio, bah. Sa di latte, ma non è buono, diciamo, è andata malora, si sente che è insipido, eh. Sembra uno yogurt fermentato, non è buono niente. Uno della cassa edile che non sa neanche di vaniglia, sa di boh, sa di formaggio. Niente, è saltato il dessert, però non è buono. È andato male questo budino. Poi inizierà il tour della casa. Per il momento avrei ancora fame, ma in questo momento non ho più voglia di dessert, mi è passata la voglia. Ci beviamo ancora la nostra birretta, Mondial Casa ti aspetta. Come vedete questa è la tovaglietta con scritto in cucina con i nonni che l'hanno regalata all'Eurospin, che cacchio sto dicendo, all'acqua e sapone. Me ne hanno date due, una l'ho messa nell'avanzale della cucina dove ho tutte le varie cose e poi questa la uso quando devo fare le live, ce l'ho già. Senza comprarla, tanto a me una tovaglietta o l'altra non cambia niente. Tanto è bella, colorata di colore azzurro, quindi va benissimo. Anche se è dell'acqua e sapone, chi se ne frega. E in inglese si dice fresh e clear. Fresh e clear. Mi sembra. Buono, beviamo ancora un po' di acqua.
La birra, questa qua la beveremo più tardi, che sono già a posto. E dopo la live continua con un altro caffè in cucina, così almeno vedete anche la prospettiva dietro della TV, non nuova, della Toshiba, che è di un paio di anni fa, però da quanto faccio bene le polveri e la pulisco al 100%, è come se non c'è neanche un residuo di graffio. Tanto portiamo via le cose. Io ritorno subito, ecco. Ok, va bene, Gemma, ci sentiamo dopo. Vado un attimo a portare via le cose, poi tra un po' faremo il tour della casa, che vi faccio vedere un po' quante cose ho fatto, ecco. Rieccoci qua, io il caffè vi ho detto che lo bevevo, ma alla fine non ne bevo più perché non ho tazzina, devo fare anche tutti i piatti oggi, quindi ne ho un po' di piatti, non c'è una tazzina libera, quindi il caffè l'ho già bevuto, il ginseng, ma non ho più tazzine disponibili per il momento. Non ci sarà caffè, ci sarà ancora una bella bevuta di birretta al limone. E tra poco iniziamo con il grande tour di tutta la mia casa, di come ho aggiornato le versioni che ho aggiornato all'ultima versione, ho aggiornato la mia casa all'ultima edizione. Anche il joystick della G-Lab, che l'ho preso a 20 euro, ed è veramente come quello dell'Xbox, per il computer è top, 20 euro. Un joystick secondario è ottimo, ma poi è bellissimo, è nero, però la qualità è leggero, cioè è maneggevole, è leggerissimo come joypad. È come controller, ho sbagliato io, perché i controller sono dal PC, e per la Play si chiamano joypad messo. Ma tanto qua spegniamo la luce, anche qua. E ora vi faccio vedere il tour dalla sala praticamente dalla sala alla camera. Ecco, come vedete, eccoci qua. Qua siamo nella TV, come vedete, questa è la versione con i bordi, costata sui 173 su Amazon. Questo è il telecomandino, come vedete, guardate come si presenta la versione di questa TV, che è quella della camera, è diverso, come vedete, guardate che spettacolo. Il telecomandino semplice, clicchiamo qua e voilà. Poi c'è la Play, come ordinata c'è joypad, l'hard disk esterno da 1 TB da Samsung, quello là è un po' menzionato. Qua ci sono le porte USB, come vedete, per avere la postazione per caricare i joypad, se no è un casino. Qua abbiamo l'input da cliccare. Cambiamo l'input. È buono. Mettiamo TV. Il gioco è fatto. È un po' inattento. Sta recuperando i dati. Ecco, buono. Col cerchio chiudiamo tutto, andiamo nella schermata principale. Abbiamo, vi faccio vedere da vicino, abbiamo Play Store, Asset, antivirus della TV,
il TV Manager, abbiamo tutto open browser per usare internet, Steam Link che non c'è nell'altra TV della camera, ma appena possibile lo metterò così si possono anche giocare a dei giochi tramite la TV direttamente col joystick attaccato all'USB dell'entrata della TV. Qua YouTube, Disney che devo ancora inserire, così via. Come vedete, eccola qua. Guarda come si presenta, TV della Xiaomi, strabella. Come vedete è piccolina, 32 pollici, però è giusto e l'essenziale per qua. Qua abbiamo tutti i DVD, PlayStation 4 qua, di qua DVD, come vedete, eccoci qua, li abbiamo messi tutti qua sotto. Qua un attimo, anche qua devo tenere in mano anche il filo del, praticamente del microfono a gravare. Come vedete, questo è il mio stereo che avevo preso una decina di anni fa. Come vedete, guardate, gente, come è mantenuto bene. Questo è il modem. Vedete, qua non c'è la ciabatta e quindi questa qua l'ho dovuta mettere così. Non potevo usare quella versione più potente di lampada. Come vedete, è pulito 100%. Guardate, bella ordinata la ciabatta. Questa qua era sopra il modem, ma per il momento l'ho messa lì, che è per sempre lì, e dopo qua la metterò una nuova, quelle più piccole, che oggi vado a comprarla sicuramente, oggi esco un po'. Aspettate, questi sono i documenti, non ve li faccio vedere per la privacy del mio fratello, queste sono le varie scatoline per le mascherine, questa è la lampada a fungo con i vari colori RGB, questi sono i miei videogiochi dal PC che non uso mai. Questi sono degli adattatori per il tablet Asus versione vecchia. Qua abbiamo un po' di cose, come vedete. Queste sono foto di quando ero giovane. Questo sono io con la mia morosa, come vedete. Eccoci qua, tutto bello pulito. Qua sono i giochi della mia nipotina. Queste sono delle valigette che ho liberato dei vari oggetti che adesso non so per il momento cosa mettere, ma mi verrà in mente sicuramente cosa mettere piano piano, se no le butterò. Non mi interessa. Qua la mia roba di atletica, ce l'ho anche gli armadietti di qua. E non vi faccio vedere in questo momento, questa è la postazione che ho girato io. Ora vi faccio vedere qua. Questa è la ventola del computer del mio fratello che glielo impresto per quando deve lavorare, che oggi dovrò fare anche il suo PC se riesco, se no prima faccio il mio e poi farò il suo. Questo è un vasetto, questo è un ambipur per profumazione in casa, questo, ed è il super palio che me l'avevano consegnato a me. Qua abbiamo tutta la scorta degli ammorbidenti, detersivi vari, così via. Vi faccio vedere il pezzo forte. Eccoci qua, siamo in cucina, guardate gente, che spettacolo. Abbiamo anche una TV della Toshiba, eccola qua, rinnovata con telecomando della chiavetta Xiaomi qua in cucina. Come vedete, eccola qua, si vede qua dietro che è collegata all'HDMI con la ciabatta. Vedete, questa è una ciabatta che ho preso da poco e come vedete, quando c'è il temporale schiaccio il tasto lì e il frigo è collegato al muro e quindi non va a staccare il frigo, ma va a staccare solo le cose che ci sono collegate alla ciabatta e via. Qua, come vedete, è tutto ordinato. Questa è la tovaglietta che ho usato io nella live. Come vedete, questa è la seconda tovaglietta che mi hanno regalato. Questi sono dei fazzoletti che ho preso da poco. Qua devo comprare la scorta delle caramelle Vivi. Come vedete, è bello ordinato. Qua devo fare un po' di pulizia delle varie capsule, le metto in ammollo, poi le risciacquo e poi le butto e poi risciacquo anche la bacinella. Come vedete, guardate gente, qua tutti i piatti da fare. Come vedete ho un sacco di piatti, quindi oggi mi farò anche questi. Buono, non me l'ho fatto mai vedere il tour, Come vedete oggi siamo nel tour. Questa è la cameretta, come vedete nella cameretta ho messo l'LG che era in sala. Come vedete questo alla versione Amazon, cioè quella che vi ho detto, la chiavetta di 23 € con la Fire TV Stick, la versione Lite, mi pare. Questo è il telecomando della TV LG, che non è smart, l'ho fatto diventare smart. Come vedete, serie qua, dietro c'è anche l'UFO robot del ripetitore 1200 con dual band della Xiaomi, che è il repeater 2, mi pare,
Eccola qua, questa della TV non me la accendo perché è tanto inutile. Posso direttamente accenderla dal tasto del telecomando Amazon oppure dal mio e spegnerla direttamente da questo. Uso un unico telecomando oppure l'altro, come preferisco. Vedete, questa è la macchinina della mia nipotina, questa è la cassettiera che ho liberato e per il momento non c'è tanta roba, però è carina. Qua è un po' intanto, questo è il mio pigiama messo così, quando alla sera devo metterlo, è inutile che lo sto a piegare ogni volta. Questa è la felpa che ho levato per fare la live, questi sono tutti gli accessori che sto usando adesso, i loro pantofolini. Ecco, come vedete, questa è un'altra foto di me e della mia morosa. Queste sono alcune cose della mia morosa, qua ho ordinato tutto nella scatola. Questa è la lampada, è quella con i colori. Eccola qua della Xiaomi. Questa l'ho messa qua, è la bilancia della Xiaomi, tutto marchiato, certificato della Xiaomi. Adesso vediamo se Google mi sente, così accendiamo un po' le lampade. Ehi Google! Ehi Google! No, non mi sente, sono in live, mi dispiace. Meglio di no. Come vedete, queste sono le cuffie bianche G-Lab, queste sono della Delfino, questo è il microfono della G-Lab, quello professionale, RGB, queste sono le cuffie Black Shark. Queste sono le cuffie della Insan, come vedete c'è scritto anche Insan, e queste sono un'altra versione della Insan. Come vedete, eccola qua la mia postazione col tappetino della Zhu Lang, che avevo preso un kit da 22 € con la tastiera azzurra più il mouse a nido d'ape. Questo è il monitor. Questa è la TV Xiaomi, quella che ho in camera, ed è quella senza bordi. Come vedete, una versione diversa. Come vedete, telecomando è completamente diverso. Come vedete, eccolo qua, telecomando si presenta così, questo qua. Almeno due versioni di TV diverse, non uguali uguali. Io i doppioni li odio, e quindi ecco. Come vedete, eccola qua. Come vedete, accendiamo le lampade un attimo e io ci sono. Ecco, come vedete, questa è la lampada. Vedete cosa ho fatto? Una modifica per avere una ciabatta qua, così in modo tale che il filo dell'alimentazione va qua giù e non va a rompere le scatole qua davanti alle tastiere. Come vedete, finalmente ho preso la tastiera bianca dalla Zhu Lang, finalmente con layout italiano che me l'ha regalata la mia amica, io gli ho regalato quella in versione tedesca. Questa è la versione Empire Gaming per il fisso, che finalmente l'ho riuscito a sistemarlo ieri, che 2 settimane ero preso a fare altro. Queste sono le casse della Logitech che funzionano col fisso. Come vedete qua dietro ci sono le casse piccole collegate alle Lenovo, praticamente sono le casse Trust della Trust. Qua la cassettiera per metterci alcune cose, così via. Qua non c'è quasi niente, solo scontrino. Questo è l'SD dicono della Xiaomi, da AliExpress, che avevo preso. Come vedete, questo è il mouse del kit della tastiera. Qua abbiamo praticamente il suo tappetino, abbiamo i vari tappetini. Questo non l'ho usato oggi perché volevo usarlo, ma la molla è un pochettino arrugginita e non riesco niente. Eccole qua le tastiere, queste della G-Lab. E questa è della Zhu Lang. Ora accendiamo un attimo la luce. Come vedete, la comodità di questa lampada è qua a portata di mano. Come vedete, eccola qua, quella che per fare le live era ottima, ma purtroppo non avendo una ciabatta come questa in sala è un bel problema, è un bel problema. Eccole qua, come vedete, eccole G-Lab. Ho dovuto fare una riparazione perché purtroppo sennò era appiccicoso. Come vedete qua, ho il CD ancora di Windows 8, la chiave, il CD dell'installazione del driver della chiavetta per avere il driver della WiFi nel fisso. Questi sono i miei microfoni, qua tutti i vari attacchi per il microfono.
E qua alla fine, come vedete, abbiamo liberato tutto, abbiamo soltanto dei mouse, quelli più belli, della G-Lab senza fili, questo qua e questi qua senza fili, eccoli qua. Poi qua abbiamo praticamente il paio di cuffie gaming, quelle della Caution Itch, quelle militari veri, che purtroppo non ce l'ho fatta ancora dalle via. Qua la cassa Bluetooth della Xiaomi, specialistica, funziona al 100%. Qua abbiamo un'altra cassa Bluetooth, qua abbiamo tutti i vari lampade a LED USB, qua abbiamo il nostro MP3, qua abbiamo la nostra cassa altoparlante con il cavo 3.5, qua i nostri microfoni, questo microfono qua col jack della Avator, eccolo qua, il joystick della G-Lab, dei G-Lab, come vedete, eccolo qua come si mostra, guardate, gente, che spettacolo di joypad, per il computer, per la TV, per la PlayStation 3 funziona, guardate, gente, che particolarità di questo joypad, nero, però scattante, non è di quelli polentoni come una volta che facevo gli Xbox, quelli ciccioni, e il tacco wireless, due fili per niente, allora è inutile, a me va bene col filo, ok, wireless, non valgono niente di batteria. Questo praticamente la scatola del nuovo tablet della Lenovo, che praticamente è il Tab M10 FHD Plus. Ho pagato una cazzata, 147 euro, una figata. Una cazzata. Qua nella sedia c'è in pole position il mio hard disk della Western Digital da 4 terabyte che avevo preso tanti anni fa a 120 euro sul sito DigitNet Store, mi pare. E qua, eccolo qua, il tablet. Questa è la cover, praticamente quella girevole, e ora tra un po' ve lo faccio vedere se riesco, perché qua con una mano ad aprire non è facile, ma dovremo riuscirci. Eccolo qua, si è un attimo scoperto perché questa cover è fatta apposta per levarlo subito. Eccolo qua il tablet, eccolo, guardate, gente, che tablet. Guardate, fatto di alluminio grigio, blu, silver. Guardate, è entrata Type-C. Qua c'è l'altoparlante potentissimo. E ora ve lo faccio vedere un attimo, che lo accendo con una mano, non è facile, ma ce la posso fare. Eccolo, la Lenovo. Eccolo qua. Ecco, intanto rimango nel letto e via, perché sono un po' capo. Come vedete, oggi vi ho fatto un bel tour, vi ho fatto vedere tutto l'ordine, anche in cucina non vi ho fatto vedere che ho fatto la scorta di legno, ma dopo ve la faccio vedere. Come vedete, vi ho fatto un tour quasi al completo 100%, avete visto le modifiche, avete visto cosa ho messo in cameretta e così via. Questo è il tablet della Lenovo, veramente stupendo, bello scattante. Aspettate che metto direttamente questa qua, come vedete c'ha l'appoggio. Eccoci qua, giriamo un attimo lo schermo ed eccoci qua. Buono, non rimane perché non l'ho messa bene io. Ah, buono, dai che rimane. Ecco, eccolo qua il tablet come si presenta, guardate, gente, che bello. Elegante, con le icone della nuova versione, cioè di Android 10, non è Android, diciamo, 12 nuovo, però dovrebbe uscire, speriamo, perché le patch di sicurezza sono aggiornate a maggio 2022. Come vedete, eccolo qua, che è molto reattivo, solo che non riesco ad uscire fuori da questa edizione quando attacchi la tastiera e mouse nella versione clara. Devo capire dove devo uscire. Devo capire come uscire da questa modalità. Vediamo, che sto vedendo un attimo come uscire fuori. Non ho ancora capito come uscire da questa modalità, diciamo, modalità barra applicazione, come una specie di computerino. Devo ancora capire come fare. Vediamo un attimo.
Cattiva rotazione, no, non c'è. Non so dove devo andare. Boh. Dovrò trovarlo perché purtroppo è rimasto con la barra che ogni volta che metto l'adattatore di tipo C con l'uscita micro USB, USB classica per mettere le porte hub da 4 per mettere la tastiera e il mouse, purtroppo non so perché, ma non riesco ad uscirne fuori questa modalità. Cioè non capisco come fare. Andiamo. Devo capire dove devo andare. Display, vediamo. Modalità protezione vista. Vediamo dove devo andare. Non so dove andare. Purtroppo siamo bloccati. Non so dove andare. Niente, non so dove andare, è un bel problema adesso. La nazione, non so dove andare, che è un casino totale. Accessibilità dovrebbe essere, non lo so. Forse è qua. Sto guardando un attimo e dopo mi metto seduto, niente. Lo facciamo dopo, comunque questo è il tablet, come vedete ho già installato anche The Sims Free Play e The Sims Classico e via, dai. E adesso se non mi sentite bene cambio la wifi perché sono in camera, quindi la qualità non è tanto top. Ci sediamo nella scrivania secondaria che c'è più spazio. Come vedete vi faccio vedere che da quanto ho fatto spazio c'è anche lo spazio per mettere il treppiede senza fare tutti questi spostamenti come le altre volte, quindi un'ottima affare avere fatto un sacco di ordini in casa. E ora siamo in pole position, come vedete siamo in camera, come vedete la qualità è migliorata rispetto di là, che purtroppo in sala non avevo questa lampada e quindi la qualità era pessima. Quindi adesso cambiamo un attimo la wifi, così mettiamo quella della camera perché qualcuno forse non mi sente. Aspettate, che si sta. Un po' lento oggi, eh? Un po' lento. Cellularino. Buono. Buono. Ora dovrebbe andare meglio. Tanto ci disinfettiamo un po' le mani. Oggi esco lo stesso verso le 3:30, 4 con calma, facciamo le cose con calma. Prendo la ciabattina che manca nel modem per le prossime live, se le faccio in sala almeno c'è una postazione dove attaccare la lampada, questa qua che ho alla mia destra, quella azzurra, quella metallizzata di azzurro, ecco. Adesso vi faccio vedere l'ultima modifica e così via che ho fatto in cucina. Come vedete, qua non c'è più all'angolino scopriparetto, ho messo tutto qua. Come vedete, eccoci qua. Eccoci qua, questa con la dietro la aspirapolvere. Questo è il manico con lo spazzettone dell'aspirapolvere. Questa è la scopa, l'altra paletta, questa, eccola qua appesa. E oggi prendo anche il kit per il camino, come vedete questo è il camino, qua sotto abbiamo la scorta di legna, non ve lo apro perché ho messo lo scotch, che è la zona privata, che è questo sportello, continua ad aprirsi da solo, quindi qua ho fatto anche 3 scatole di legna del mio azienda che mi hanno regalato degli scarti e via, adesso ho finito tutto, non c'è nient'altro da farvi vedere, io vi ho fatto vedere tutto, sono un po' stanco e non è facile. Però vi ho fatto vedere tutto quanto quello che ho rinnovato e via. La comodità che c'è spazio, non si vede neanche il monitor di mezzo. Come vedete adesso posso anche mettere il treppiede direttamente subito.
senza spostare niente, perché alla fine con queste casse piccole vicino al monitor non disturbano più come quelle là grandi che ci sono nel fisso sopra. Quindi io vi saluto, la live è durata abbastanza, spero che vi sia piaciuta. Io ho già detto tutto, appena riesco farò altri video tutorial, anche gameplay, non appena riesco perché oggi voglio darmi anche un po' di riposo, che ho fatto una live chiacchiericcia con anche il tour. E io spero che vi sia piaciuto l'ordine della mia casa, anche del mio tablet e della mia nuova TV. Spero che vi siano piaciuti questi nuovi prodotti. Io vi ricordo di iscrivervi, di attivare la campanella se non avete ancora attivato tutte le notifiche, mi raccomando fatelo. E mi raccomando seguitemi dai social se non avete ancora fatto. Io vi saluto, se oggi riesco farò un po' di aggiornamento nel mio gruppo di VK. Con i nuovi programmi aggiornati, mi raccomando, seguitemi anche lì. Trovate tutti i social dalla descrizione di questa live. Detto questo, io vi saluto e alla prossima da vostro Mirkovic. Qua è tutto, buona giornata, buon martedì e noi ci sentiamo al prossimo giorno, non si sa quando. Ciao, bella raga e mangiatevi una bella fetta di prosciutto di Praga, mi raccomando, bella raga. Mangiatevi il prosciutto di Praga. Ciao ciao e bye bye.